Sì. Volevo chiederti una cosa, ma cosa vuol dire andare a giocare a 16 anni nel Club Italia? beh, è un'esperienza di sicuro fortissima perché a 16 anni sei un po' piccolina ancora per andare via di casa, cambiare scuola, tutto. È un po' traumatica all'inizio, ti devo dire la verità, però poi siamo tutte insieme in gruppo, quindi si crea come un gruppo di sorelle. Alla fine ho un bellissimo ricordo del Club Italia. E quali erano le giocatrici che erano in quegli anni lì con te al Club Italia in quell'anno? Allora, in quell'anno c'era Noemi Signorile, Stefania Corna, Bruna Mautino, un attimo, e Claudia Caninelli, Marina Zambelli. Era una squadra anche abbastanza bergamasca, potremmo dire, nelle Sì, prime giocatrici che hai detto. c'era Claudia, c'era Marina, e con cui io tra l'altro andavo d'accordissimo, quindi c'è stato subito un feeling con le ragazze bergamasche. Ok, grazie mille. Niente. Io ho una domanda per tutte e due, quindi decidete voi poi con che ordine rispondere. Cos'è che vi manca di più in questo momento della pallavolo, visto che siamo costretti a casa? Quale aspetto del vostro essere professionisti vi manca di più? Risponde chi? Prego, vai, vai. No. Allora, cosa mi manca di più? Di sicuro, vabbè, il gruppo, quindi la squadra, lo spogliatoio, questo sicuro, però anche il fatto dell'adrenalina, l'avere l'obiettivo sia giornaliero che di settimana in settimana, il fatto di prepararsi alla partita, proprio quell'adrenalina che si crea tutte le volte. Quello mi manca di più. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Imma, insomma, secondo me, almeno personalmente, è più l'aspetto psicologico che manca rispetto a quello prettamente fisico del sollevare i pesi o saltare, schiacciare. È l'agonismo che manca, la competitività, sono tutte quelle fasi, diciamo, mentali che caratterizzano il nostro sport, caratterizzano i nostri allenamenti, l'intensità, appunto. Appunto, quindi sì, è questa fase, cioè è questa parte quella che più si fa sentire, insomma. Grazie. Io avrei una domanda per Matteo. Io conosco Matteo la prima volta nel 2008. Facciamo questo preambolo. Io sto andando dalla mia ex ragazza, sto andando e trovo in autogrill Daldello e Bortolozzo. Mi ricordo ancora di questa cosa nel 2008, mi ricordo. Di te, non mi ricordo. Devi perdonarmi, ma io la memoria è un po' Sono passati tantissimi anni. Volevo chiederti una cosa prima a Matteo. Tu sei cresciuto nel settore giovanile della Sisley Treviso. Com'era in quegli anni la Ghirada? Era uno spettacolo perché eravamo tutti uniti, c'erano tre dimensioni sportive, c'era il basket, la pallavolo e il rugby, cioè eravamo tutti in questo grande complesso con la foresteria, quindi era un'occasione di incontro, anzi prima di allenamento, ma poi anche di incontro perché tutto il mondo sportivo, diciamo, sia di pallavolo come basket e rugby si incontrava lì. Quindi sicuramente era un posto ottimale dove allenarsi, dove socializzare e sicuramente mi ricordo con grande gioia quegli anni che ho passato là, insomma, sono stati veramente degli anni incredibili, ricchi di successi a livelli di campionati giovanili, che per carità è il top per un giovane che vuole crescere bene quel settore. Una domanda per tutte e due, prima per Imma, per questione di categoria. Qual è la giocatrice più forte con la quale hai giocato? È difficile come domanda perché ne ho incontrati, cioè ho avuto la fortuna di giocare con molte giocatrici forti. E se vogliamo parlare proprio del club, dici anche nazionale. Una giocatrice del club, fai tre giocatrici del club e tre giocatrici della nazionale. Ah, 3-3. Allora, se
Samantha Fabris, The Club. Lucia Bosetti. Adesso vabbè, Leolo Bianco. E invece della nazionale Leolo Bianco. Vabbè, la Cardu e Paolo Econu. Sì, vabbè, poi ce ne sarebbero mille, quindi non sto qui a... Ne mancano tante, Piccinini, adesso ti posso fare un elenco lunghissimo, però queste sono le prime tre che mi sono venute in mente. Ok. Invece per te, Matteo? Beh, per me questa è una domanda difficile, perché io ti ricordo che ho fatto il primo anno nella SISL a Treviso, e quindi tre sarebbero pochi. Però, restando più in qua, diciamo, nel presente, ti posso dire che quest'anno mi hanno veramente impressionato sia la via che Cavuto. Mi hanno impressionato sia da un punto di vista tecnico sicuramente, ma soprattutto, che non me l'aspettavo sinceramente, da dei ragazzi giovani, il carattere e l'agonismo che ci mettono sia durante l'allenamento sia in partita. Sono rimasto veramente colpito e devo dirti che mi hanno anche trasmesso questo lato, insomma, che venendo dalla 2, sai com'è, forse mi ero anche un po' adagiato, insomma, all'atteggiamento, insomma, loro comunque dal primo momento in cui cominciavano l'allenamento fino alla fine era una guerra, e io mi ci sono trovato dentro ed è stato veramente, è stato bello, è stato stimolante, e quindi io ti dico questi due qua. Ok, grazie mille. Prego. Io ho una domanda per Imma, ma che poi volendo si può girare anche a Borto, perché più o meno la situazione può essere simile. Com'è affrontare un campionato in cui apparentemente sulla carta c'è una squadra come Conegliano che sembra imbattibile e che quindi apparentemente non lascia moltissimo spazio a sogni di vittoria per altre squadre? Per il maschile potremmo fare un parallelismo con Perugia piuttosto che Civitanova, o anche in parte Trento, dove sembrano obiettivamente un po' più forti rispetto a tutte le altre. Allora, sì, ti dico la verità, mi sono sentita un po' impotente in alcune, quest'anno in particolare, perché era veramente obiettivamente molto forte, cioè troppo rispetto al livello delle altre squadre. Rispetto agli altri anni dove magari si poteva giocare. Quest'anno era veramente difficile, quindi tu comunque vai in campo e ci provi sempre fino alla fine, perché comunque la pallavolo è strana, la pallavolo basta anche una partita secca perché può, che magari loro sono stanche perché giocano tante partite, può capitare di perdere. Però quest'anno era veramente dura, quindi tu pensi di vincere fin dove puoi, ci provi sempre. Certo, sì, sì, assolutamente. Grazie. Niente. Una domanda per Imma. Ok, scusami Matteo. No, pensavo... Sì, sì, no, anche... anzi, sì, certo, assolutamente. Ah, okay. Ah, no, beh, guarda, ti dico, noi quest'anno sia con Perugia, Modena e Trento e anche Civitanova, insomma, sono delle squadre, sono delle corazzate, lo sappiamo tutti, però sicuramente da questo punto di vista l'importante è la mentalità che comunque abbiamo sempre costruita, è stato sempre secondo me un fondamentale su cui abbiamo sempre lavorato tanto del primo giorno in cui siamo arrivati a Ravenna. È stato quello, perché per una squadra nuova, per il primo anno, insomma, che 12 persone non si trovano a giocare insieme, quasi tutti giovani, sicuramente la mentalità deve essere quella vincente, di non aver paura neanche quando ci sono queste squadre molto più blasonate. E secondo me grosse brutte figure non ne abbiamo fatte quest'anno, anzi abbiamo affrontate veramente con gli attributi, insomma. Grazie. Prego. Una domanda per Imma. Si parla solitamente dell'ambiente della pallavolo Bergamo femminile,
di quando si entra nel Palagnelli, che è il tempio della pallavolo. Imma, per te la prima volta che sei entrata nel Palagnelli come giocatrice della Zanetti Bergamo, che sei salita dal sottopassaggio, che emozione hai provato? Bella, indescrivibile, perché comunque mi ricordo anche dall'inizio dello spogliatoio, quando mi ricordo da avversaria vai nella stanza numero 28, quella è quella dell'avversario, quindi per la prima volta già ero nel numero 24, che già fa effetto, okay. Lì, già il numero dietro la porta. Pensare che lì dentro comunque c'erano giocatrici forti, già lì è un'emozione. Poi salire quelle scale ed entrare, vedere quel tifo che per anni ha tifato per grandi giocatrici, poi vederli lì che tifano per te, è una bella sensazione, bellissima. È veramente caldo, lo senti tanto le partite lì dentro, tanto. Andrea, per te il Pala de André, Matteo, per te il Pala de André è un palazzetto, anche lui è molto caldo come palazzetto. Entrare in questo palazzetto cosa vuol dire per te? Intanto, prima di tutto, vuol dire dare il massimo, ma dare il massimo sia per garantire, diciamo, la dose di spettacolarità che deve esserci, e sia per ripagare, anzi direi soprattutto per ripagare la fiducia che la società ha posto in te. Insomma, io l'ho sempre visto questo. Comincio un campionato, so che in qualche modo devo ripagare la squadra che ha riposto la sua fiducia in me. E per me è sempre quello il motivo principale, che diciamo che mi spinge a dare sempre il massimo ogni giorno. Grazie mille, Matteo. Io ho una domanda per tutti e due. No, io non sento più, io. Non so perché. Ah, ecco. No. C'è un problema, mi sa, con l'audio. Non so se le cuffie. Andiamo. Vediamo. Posso fare un'altra domanda io intanto? Intanto che recuperiamo Paolo? Sì, fai tu che okay. Io... Ok. Per tutte e due, a chi vi siete ispirati? Qual è stato il vostro giocatore a quale vi siete ispirati? Un giocatore a quale vi siete ispirati? Allora, io Natalia Viganò. Ok, sì. Perché era, sai, piccolina, la piccolina, un po' più piccolina del gruppo, piccolina e alta, però... era di solito, rispetto alle altre. Sì, di solito si cerca sempre di... ti aggrappi al giocatore che più somiglia a te, quindi il fatto che... quando ero attaccante, che prima attaccavo, il fatto che saltasse tanto, il fatto che era mora, magrolina, comunque tecnicamente mi piaceva tantissimo. Proprio mi dava emozioni vederla giocare, infatti gli ho chiesto anche la maglia. E credo sia stata il primo giocatore a cui mi sono ispirata. Ok. Invece per Matteo? Io per me, diciamo che un vero e proprio idolo non ce l'ho mai avuto. Cercavo ogni anno, dove arrivavo nella squadra in cui sarei andato a giocare, di trovare una persona che magari in cui potermi rispecchiare un po' di più, sia a livello tecnico che anche caratteriale. Mi ricordo il primo anno a Città di Castello con Rosalba, mi ricordo che lui era una grandissima fonte di ispirazione sia dentro il campo ma anche fuori. E quindi non so perché io ho lui sempre come immagine, come paragone, perché mi piaceva molto come affrontava sia la partita ma anche fuori dalla partita, insomma, tutto l'essere pallavolista. Ecco. Matteo, cosa vuol dire cambiare squadra quasi ogni anno? Sì. Ma sai che questa domanda un po' me l'aspettavo, però me la fanno sempre e io faccio fatica a rispondere. Ma in realtà sono delle situazioni che succedono, io non è che mi sento un giramondo, un gira Italia, succede che il primo anno comunque devi fare un po' di gavetta e di esperienza e quindi sei disposto un po' più a girare. Mi ricordo gli anni a Corigliano, mi ricordo anche l'anno in Sardegna, una città di Castello,
a Matera, splendido, e veramente ogni anno c'è stata veramente qualcosa che mi sono portato a casa. Voglio, per esempio, giocare a Matera e nel tempo libero fare un giro per i sassi e vedere il paesaggio e tutto quanto. O che ne so, vai a Corigliano e in mezz'ora sei sulla Sila o a Tropea al mare. È giusto, secondo me, per uno che vuole fare questo percorso, riuscire a godersi appieno l'esperienza, cioè principalmente che è quella di allenarsi e giocare, ma anche quella di comunque essere un po' più integrato nel territorio, insomma, di dove è la squadra. Quindi per me è stato bellissimo il mio percorso e lo rifarei assolutamente. Un'altra domanda molto semplice. Imma, tu secondo anno che sei a Bergamo, cosa vuol dire appena hai un attimino di tempo? Presumo che andrai in giro nella scoperta, come ha detto Matteo adesso, di Bergamo. Cosa ti piace di Bergamo? Beh, città alta, è un gioiellino, è bellissima. Non ho il tempo di andarci spesso, però appena uscivano belle giornate ci andavo, una passeggiata, ma anche una semplice passeggiata comunque ti distrae. Quindi Bergamo è bellissima per me, anche vivibile, non è né grande né piccola, ha le giuste dimensioni, quindi mi è piaciuta molto. Ritorno alla mia domanda che dovevo farvi prima, che è doppia. Uno, il ricordo più bello che avete della vostra esperienza da pallavolisti, e il secondo è che sogno in questo momento avete come giocatori, giocatrice? Io? Sì, come volete, sì. Allora, il ricordo più bello che ho è stato il primo scudetto, comunque il primo scudetto non si dimentica mai, è proprio tutto il percorso che ho fatto per arrivare lì, quindi quando poi vinci, dopo tante esperienze negative, tanti crolli, tanti momenti difficili, arrivare a vincere e ottenere quello per cui hai lavorato per una vita è bellissimo, quindi quello è stato il ricordo più bello. Cosa mi hai chiesto ancora? Che sogno hai adesso rispetto alla pallavolo? Oltre la pallavolo? Sempre? No, sempre nell'ambito della pallavolo. Io per ora voglio continuare a giocare forte per come gioco io, per come conosco il modo di giocare. Quindi voglio continuare ad essere quella che sono io in campo, in modo da finire, quando succederà, perché succederà, in maniera serena, cioè proprio felice di aver dato tutto in questo bellissimo sport. Quindi questo è il mio obiettivo per ora, a prescindere dalle competizioni che poi andrò a fare o dalle vittorie che ancora ci saranno. guarda, i miei ricordi più belli sono anche freschi, perché dopo tanti anni appunto di gavetta tra le varie società di A2, entrare e giocare a Perugia o piuttosto che entrare contro Civitanova sono cose che restano indelebili nella mente, penso, di ogni giocatore, penso sia il sogno di ogni giocatore, e veramente sono quei momenti in cui dici che aver girato l'Italia, aver fatto mille sacrifici, perché comunque sono cose molto positive, ma ricordiamoci che noi siamo sempre distanti dai nostri affetti e comunque ogni tanto la mancanza si fa sentire, sono dei momenti un po' più bui, dei momenti di felicità. Quindi sicuramente quel 7.5 contro Perugia per me è stato veramente il coronamento di un sogno, il mio ricordo più bello fino adesso. E niente, il mio sogno, certo, mi piacerebbe sicuramente continuare questa esperienza in Superlega. Ho 30 anni, ma guarda, ti dico, questo ambiente mi piace molto e sicuramente un altro anno me lo farei volentieri, insomma. Grazie. Una domanda.
Io faccio lo speaker per la pallavolo e volevo chiedervi una cosa a tutte e due. Ho sempre una curiosità. Quando fate il riscaldamento pre-partita prima della gara, quel quarto d'ora, 20 minuti, poi vi chiamano nello spogliatoio, in quegli attimi lì, cosa vi dite? Aspetta, in quale la parte del riscaldamento quando ci chiama? Quando fate il riscaldamento praticamente prima dell'inizio, sì, e poi scendete giù nello spogliatoio che fate l'ultima riunione tattica tecnica. Cosa vi dite in quei 5-10 minuti? Tra di noi. Sì, perché c'è anche l'allenatore. Prima di salire nello spogliatoio, prima di salire in campo. Ah, ok. Ma dipende un po'. Giusto qualcosina di tattico, okay. Poi per il resto è tutto un discorso comunque motivazionale o comunque quello che dobbiamo dare in campo in quella partita, in quel momento, e di dare tutto, proprio più un aspetto psicologico, poco tattico perché comunque abbiamo già studiato le partite, video. Quindi più un aspetto psicologico. Okay. Sì, sì, okay. Anche da noi, voglio dire, 4-5 ore di video. 4-5 ore di video di certo non si possono riassumere in quei 5-6 minuti, quindi sicuramente, come ha detto lei, è tutta una cosa motivazionale. Personalmente io preferisco ogni tanto stemperare un po' la tensione con qualche battuta, così con i miei compagni di squadra, nonostante il fatto che comunque la tensione si sente in quei momenti là, però io penso sempre che una buona dose di ironia non faccia mai male in quei momenti. Qualche ballettino scappa, ti dico la verità. non lo posso dire. Sì, poi non si possono dire troppe cose nello spogliatoio. Esatto. Ok. Io sempre doppia domanda, ma è più una curiosità, è così. Quanto siete scaramantici prima di una partita? Cioè, dovete ripetere gli stessi gesti, magari indossare determinati tipi di ginocchiere, piuttosto che calze, piuttosto che le stesse scarpe? Insomma, se lo siete, quanto? Quanto questo può... aiutare anche nel preparare una partita, perché io vengo dal mondo della pallacanestro e noi abbiamo riti, posizioni nello spogliatoio da conservare, posti a sedere sempre gli stessi, eccetera. Allora, io non sono scaramantica e non voglio essere schiava di questo, quindi non voglio, anche se le mie compagne sì, la maggior parte sì. Però di sicuro mi piace prepararmi come se fosse un appuntamento con qualcuno, con non lo so, quindi in profumata. Mi voglio sentire a posto comunque con me stessa. Però se ti dico a livello scaramantico, no. Voglio solo sentirmi bella, bene, non lo so, forte, che forse è la cosa più importante, però ci sta tutto, credo. Certo, sì. Scaramantico, sì. Nel senso, non in spogliatoio, tante cose non succedono, però a tavola, ad esempio in trasferta, mai sia che mi passino il sale o che cada il sale. Mi ricordo un episodio che è successo quest'anno con Terost, che praticamente si erano passati il sale con Alex Grozzano, insomma due che non erano scaramantici, e gli ho detto: ma dai, ma cosa fate? Non potete passarvi il sale così? E Terost mi disse: guarda che noi in nazionale facciamo sempre così. Ha detto: infatti sono 20 anni e non vincete un cazzo. È vero, eh? Hai risposto bene. Non so se magari questa andava bippata, forse. No, assolutamente. Okay. No. Sarà in prima fila, sarà questa, te lo dico già. Diciamo che ci stava nel contesto, che visto che è stata bippata abbastanza da solo con le risate, quindi... Assolutamente, meglio così. Per una domanda, come vedete la programmazione settimanale degli allenamenti? Nel senso, giocate domenica sera?
avete giocato male allenamento punitivo lunedì mattina alle 9? Oppure il lunedì mattina fate sempre riposo tutta la giornata e poi fate una programmazione settimanale dal martedì al sabato? No, allora, per quanto mi riguarda ne ho avute tante di punizioni, quindi... Di lunedì in palestra anche presto, comunque tutto il giorno, gradoni in tutto il Palagnelli, sì, li ho fatti. Quindi poi si continua, si inizia normalmente dal martedì fino al sabato, ma tutta la settimana se era il caso, con le punizioni comprese. Sì, più secondo me più sulle giovanili forse succede questa roba degli allenamenti punitivi. Ultimamente, voglio dire, Nino a due, forse qualche volta sì, Nino a due. A quest'anno non mi ricordo di grossi allenamenti punitivi. Mi ricordo che magari ogni tanto quando le cose non vanno per due o tre partite consecutive c'è un po' di tensione, ma come sia normale che sia. Però diciamo la nostra settimana con la partita la domenica prevedeva sempre lunedì di riposo, e poi i pesi la mattina e ogni pomeriggio l'allenamento. Ok. Io ho un'altra domanda doppia, un po' più tra l'impegnativo e il polemico, onestamente. Bene, bene, mi piace polemica. No, però è polemica su altri sport, adesso ti dico perché. Ah, ok. In questo periodo di emergenza, no? Il mondo sportivo sembra tutto concentrato sul calcio, no? Quando riprende il campionato, se bisogna farlo riprendere, eccetera, eccetera. Esempio, la Pellegrini, come esponente di un movimento sportivo italiano, si è espressa dicendo che anche altri sport considerati, tra virgolette, minori rispetto al calcio, meritano la stessa attenzione e le stesse, come posso dire, gli stessi impegni da parte dello Stato e della federazione sportiva per farli ricominciare. Ecco, voi come professionisti di uno sport ingiustamente considerato minore rispetto al calcio, come vedete tutto questo concentrato di attenzione esclusivamente più o meno concentrato sul mondo del calcio, quando poi in realtà ad esempio la pallavolo muove tantissimi appassionati e ha un movimento dietro molto molto più numeroso di quello che sembra in un paese troppo calciofilo? Vai, rispondi tu prima. Questa che è più critica. Guarda, io penso che sia sempre stato così. C'è sempre stato il calcio sulle prime pagine dei giornali come su qualsiasi programma televisivo. Però ti posso dire che adesso come adesso, anche dopo questa esperienza del virus, io penso che per poter ritornare in campo ci dovrebbe essere stato un piano di rientro, questo che dovrebbe aver previsto tamponi settimanali, insomma dei costi esorbitanti. Penso che la pallavolo questo non se lo possa permettere oggi. Penso che invece il calcio, che si autofinanzia molto bene, sia in grado di poterlo fare. Quindi voglio dire, per me smettere con il campionato è stata una cosa giusta e soprattutto siamo stati tutelati a livello fisico. Poi per quanto riguarda che il calcio è sempre in prima pagina, adesso io non lo so se loro cominceranno o non cominceranno, però sono sicuro che se loro cominciano lo faranno con cognizione di causa, cosa che sinceramente adesso secondo me la pallavolo non è in grado, perché sono piani di dietro da milioni di euro, come questi tamponi, il fatto di avere degli alberghi solo per noi, cosa che il calcio può fare, evidentemente la pallavolo adesso no. Certo. Sì, anche a me mi girano un po' lo stesso discorso che faceva le Pellegrini quando fa il discorso degli altri sport rispetto al calcio, quindi certo, ha ragione, lo sappiamo tutti, però credo che questo discorso del virus, questo periodo, ci abbia un po' messo sullo stesso livello, credo. E quindi spero che adesso non so se ripartono il calcio, non si è capito ancora sì no, però spero che questo ci faccia capire che alla fine gli sport funzionano alla stessa maniera e che
possa cambiare questa cosa qua in futuro, spero. Lo vedo molto difficile, però. Grazie. Che immagine vi portate di questo dramma che sta sconvolgendo l'Italia e il mondo? Io ho in mente un'immagine solamente, ma io abito a Bergamo come te, io abito in provincia di Bergamo e faccio un lavoro a contatto col pubblico. Vedere, sentire ambulanze in continuazione dalla mattina alle 7 fino al pomeriggio, alla sera dove abito, uguale ambulanze, credo che sia stato qualcosa che noi non ci saremmo mai aspettati neanche nel peggiore delle ipotesi. E un'immagine che ho in mente, che avrò in mente tutta la vita, saranno i camion dei militari portare le bare nei luoghi di cremazione. Tu che abiti a Bergamo, come hai vissuto questi momenti, queste settimane? Allora, sì, il momento più difficile l'ho vissuto le prime settimane proprio, perché sentivo, mi ricordo che il pomeriggio mi mettevo un po' sul divano a riposare un po', sentivo ogni 2 minuti l'ambulanza passare e avevo un'ansia addosso. Cioè, l'ho vissuta veramente male le prime settimane, perché anche poi stare in casa da sola non era facile. Poi all'inizio pensavo fosse una cosa passeggera, sai, questo virus, così. Non pensavo della grandezza, della gravità della situazione, fino a quando poi si è aggravato tutto. Quindi l'inizio è stato veramente pesante. Adesso il peggio credo sia passato, spero. Però mi ricordo, ecco, di questi pomeriggi che ho vissuto con l'ansia. E poi quando uscivo vedevo queste persone, pochissime persone con la mascherina, che ti guardavano impaurite, non lo so, anche arrabbiate, perché come per dire stammi lontana, sì, scusami, non da vicino, però era tutto un po' così, molto difficile. Invece per te, Matteo, come guarda, hai vissuto anche tu che sei di quella zona lì? Io ho affrontato il primo mese, comunque ero rimasto a Ravenna, in particolare in questo libro che si chiama Lido Adriano, che è comunque abbastanza, diciamo, isolato. E quindi, al di là di quello che vedevo alla TV, naturalmente non potevo spostarmi, quindi il mio unico riferimento era vedere quello che succedeva in TV, e comunque era devastante a livello psicologico. Poi sono tornato a casa e adesso io sono qui a Padova, i miei tra l'altro hanno un panificio, e ti posso dire che dobbiamo ringraziare, secondo me, tutte le persone che, rischiando, come lo dico, lo fanno anche i miei genitori, per garantire i beni di prima necessità, rischiano tutti i giorni, come lo fanno gli infermieri, ci mancherebbe altro, i dottori, ma ci sono anche queste piccole realtà artigiane, come può essere un negozio alimentare, un negozio di panifici, un panificio, che nonostante l'aumento delle materie prime, ad esempio, decide di tenere allo stesso prezzo il pane. Questo tu lo fai perché evidentemente questa malattia, questa cosa che è successa adesso, veramente ci fa diventare ancora più sensibili, secondo me, e tutti uniti. E questa roba, secondo me, noi l'avevamo un po' persa, noi italiani, e adesso la stiamo recuperando. Io lo vedo nelle piccole cose, lo vedo tutti i giorni, e sicuramente questa è un'esperienza bruttissima, quella che ci sta capitando, ma secondo me, se continuiamo in questa maniera qua, ne usciremo, e ne usciremo anche bene, secondo me. Grazie mille. Io ritorno un attimo alle questioni di campo e mi rivolgo principalmente al Borto per una questione di ruolo, ma poi Imma, anche se vuoi rispondere anche tu, mi fa assolutamente piacere. Ma sotto rete, Borto, ma quante ve ne dite? Cioè, zero. Guarda, eh? No, se c'è da fare qualche sfotò, sicuramente sono il primo, io mi metto sempre davanti a tutti, ma cosa vuoi, alla fine sono 10 anni e comunque parecchia gente la conosco, quindi contro un avversario io non ho mai, quasi mai, sono stati episodi di cattiveria espressa, capito? Ma c'è qualche avversario, ad esempio, che proprio non sopporti perché parla troppo, provoca, magari stuzzica, ti dice... Ma guarda, ma allora tu devi sapere che la 2 è piena. Io ho fatto solo la 2, che è ingiustamente
sottostimata, perché non la conosce, chi è che conosce la due? Diciamoci la verità, senza troppe... Veramente detti ai lavori. Gli hai detti ai lavori, è un campionato super dignitoso, dove avvengono di quelle battaglie che voi non avete neanche idea cosa succede nei campi di R2. Cioè, ci mancano veramente le molotov e basta. È un campionato che ti fa le ossa, sicuramente, dove di certo non ci puoi andare troppo leggero. Sì, ma succedono delle guerre, sotto rete si dice di tutto, ma è anche il bello, secondo me, sì, che è caratterizza vero. Questa serie qua. Ecco, sì. Devo parlare io che sono stata squalificata? Sì, dai, esatto, sì. Cosa hai fatto per essere squalificata? Raccontaci. No, non mi fa onore, però... Capita, ma non contro l'avversario, contro l'arbitro, perché ha arbitrato veramente in maniera pessima, e lo ridico, però capita in un momento difficile, perché eravamo sul 24 pari, tra l'altro un punteggio molto importante, non mi ricordo, ha fischiato una doppia, adesso non mi ricordo, però a fine partita non gli ho dato la mano. Non gli ho dato la mano e mi ha squalificato. Due giornate di squalifica. Ripeto, non mi fa onore, però può capitare in un momento. Vabbè, nella transagonistica ci sta, onestamente. Sì. Poi ti dico, con gli avversari invece no, non mi capita, perché comunque devo cercare di mantenere. Vedo che quando sono nervosa, cioè il nervosismo lo devo mettere un po' da parte, perché poi non mi permette di essere lucida in quello che devo fare. Il mio ruolo è anche un po'... particolare per quello, che devo essere sempre lucida, concentrata, calma, e quindi non mi posso permettere, anche perché non arrivo sotto rete, non sono mai sotto rete, non sì, certo. Nessuno, però ecco, con l'arbitro spesso mi capita. Ma nei limiti della diretta, che poi si potrà mandare in onda o meno, ma ce n'è una proprio che parla sempre, parla, che proprio non sopporti, tra le avversarie ovviamente, No, forse nel femminile no, un po' di meno. Forse ci sono più sguardi cattivi, più... Però è difficile arrivare proprio allo scontro, come magari può capitare nei maschi di più, no? Delle donne difficilmente capita. Cioè, non mi ricordo un episodio che è successo con qualcuna, no. Grazie. Una domanda per Matteo. Solitamente... si ha la paura di far palleggiare il centrale come secondo tocco. È anche il tuo caso questo? Oppure se difende il palleggiatore tu riesci a fare un secondo tocco preciso, perfetto, o vieni chiamato come tantissimi centrali Edward Mani di Forbice? Guarda, io ero abituato fino a qualche anno fa, comunque se la palla era in prima linea, alzarla, cioè era normale, insomma. Cioè, quest'anno in Superlega non esiste, cioè non esiste proprio, perché devo toccare, non posso neanche toccare la palla, c'è il divieto assoluto, e quindi mi sono adeguato anch'io a questa cosa, anche se ti posso dire che per ovviare a questa cosa, perché a me piace palleggiare, è un bel fondamentale, abbiamo fatto una specie di schema, io con la Via quest'anno, e Cavuto anche, praticamente sai la palla slash che arriva di qua, sì, dopo okay. Una ricezione magari che arriva lunga, invece di rigiocarla, di alzarla direttamente, quindi quando arrivava questa palla, la alzavo direttamente alla Via e lui la schiacciava, è l'unica maniera in cui io potevo alzare okay. Una palla. Quella. Tu prima fai Paolo. No, io volevo solo sapere quanto tempo avevamo ancora. Più o meno. In realtà la disponibilità dei giocatori, delle giocatrici, quindi di Imma e Matteo, se vi va bene ancora 5-10 minuti. Sì, io più che altro alle 5 ho una riunione di lavoro, quindi volevo fare una domanda a Imma, la giocatrice che in battuta ti mette più in difficoltà in assoluto. Aspetta, ma allora quanto dipende anche da come sei tu in campo, da quanta concentrazione hai, perché magari tipo
può arrivare una bomba e tu magari sei lì talmente concentrata, solida, sei lì sul pezzo che magari diventa facile quella palla. Se ti devo dire proprio una che mi ricordo subito, Hancock, la palleggiatrice. E a volte mi sono arrivate delle battute proprio di una velocità impressionante. Non sempre, ma mi sono capitate due palle che proprio ho detto porca miseria. Adesso, sì, quella battuta è una bella battuta. Una domanda semplicissima poi per me, io dopo non ho più domande. Perché avete scelto questo numero di maglia? Allora, a me piacciono i numeri dispari, quindi vanno bene un po' tutti i numeri dispari. Non mi dare il numero pari, non so perché. Il 5 è un po' perché ce l'aveva Stacy Sicora. Stacy Sicora è stato uno dei miei più grandi idoli. La imitavo tantissimo da piccolina, li guardavo un sacco di video dove spiegava un po' la difesa. Lei aveva sempre il numero 5 nazionale, quindi mi sono un po' ispirata anche a lei come numero, però è stato così, un caso, inizia così come un caso perché magari vuoi il 13 è occupato, vuoi il 7 ce l'hanno, allora è 5, allora è stato così. Okay. Guarda, io quest'anno non avevo grosse esigenze, però mi sarebbe piaciuto giocare con 9, ho sempre avuto 9, ho detto se era possibile giocare con 9, e mi fa no, il 9 è già occupato. Naturalmente io in punta di piedi prendo quello che c'è, c'era il 13, ho detto magari il 9 ce l'avrà, che ne so, Saita, Terost, insomma questi. Okay. Arrivo a Ravenna, sai che aveva il 9? Francesco Recine, che con tutto rispetto, c'ha 10 anni in meno di me, però... Quindi lo spogliatoio comanda più vecchio, comanda. No. Mi sono tenuto il 13, ho giocato col 13, ormai erano già fatti i giochi e quindi non si poteva fare niente. Giusto. Io ho un'ultima, posso? Ce la faccio? Sì, vai pure. Boh, per il Borto, scusami, vai. Ma questa è... Quanto ti gasa fare un muro? E se c'è stato un giocatore quest'anno che hai murato e che sei proprio rimasto soddisfatto di averlo murato? È il mio fondamentale preferito, ma penso che tutti i centrali apprezzino più giocare che attaccare. Mi è piaciuto sinceramente quando sono entrato con Perugia riuscire a prendere Hogendorn, è stata veramente una soddisfazione incredibile, poi abbiamo perso, ci sta, però mi ricordo quel muro là, mi è proprio piaciuto. Possiamo farla... Vai, Armando. Okay, vai. Facciamo la domanda a Imma, al contrario invece. Borto per il muro. Imma invece, quanto ti gasi per una difesa senza muro che ti tirano addosso? Che prendi con la palla tirata a mille? Tantissimo, tantissimo, perché poi vedi anche che proprio innervosisci l'avversario. Quindi per me quello è il massimo della goduria, perché è davvero, non capita sempre, perché quando poi non c'è il muro è difficile adesso, soprattutto in questo momento, a questo livello, difendere, quindi però è bello, è il massimo. Ti devono un po' colpire, a volte è anche un po' fortuna, perché ti devono colpire, però... Chi sono le vostre giocatrici preferite? Sentiamo, i giocatori preferiti. Allora, inizio io, Ermanno. Sì, vai Paolo, tranquillo. Allora, io sono tifoso dell'MC Carnaghi Villa Cortesi, ahimè, che purtroppo ha avuto un triste epilogo, però gli anni di gloria ce li siamo goduti tantissimo. E io impazzivo per due giocatori fondamentalmente, che erano Lucia Bosetti e Paola Cardullo, quando erano... Anzi, ci aggiungo anche la Raffa Calloni, guarda, che mi ha sempre esaltato proprio tanto. A livello femminile sono state le tre che proprio mi sono piaciute tantissimo. A livello maschile, vabbè, io impazzisco per lo Zar. Zaitsev è qualcosa che
mi esalta da sempre, devo dire la verità. Poi quando fece quella serie di battute contro il nazionale, contro gli Stati Uniti, fu una roba impressionante. Quindi lui è proprio un giocatore che mi esalta tantissimo. A me ne piace uno prevalentemente, Nicola Baldello. Tu Borto lo conosci di sicuro. Ed è un giocatore che secondo me è molto sottovalutato. Vero, vero. Confermo tutto. Sì, sì, sì. Poi quest'anno pallavolo, sì, la sto seguendo, ma è un livello, secondo me, Leon, sì, bravissimo giocatore, ma a me piace molto un centrale, Alberto Elia, dove sono amico anche privatamente, e nei tempi indietro, forse chi c'era anche troppo piccolo, Goran Vujovic, un mostro della pallavolo. Forse uno dei giocatori più forti del mondo.